Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamo, nel programma di approfondimento di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamere Estero. Oggi parliamo di Nautica e di Puglia, regione con oltre 800 km di costa e più in particolare di Nautica e Brindisi con il nostro ospite di Ok Italia Parliamo, il presidente della Lega Navale di Brindisi, Roberto Galasso. Buongiorno Galasso. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito. Galasso, la Lega Navale Italiana dall'anno della sua fondazione, ricordiamo 1897 alla Spezia, riunisce in associazione quanti a titolo assolutamente volontario operano per diffondere soprattutto tra i giovani l'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi. Lo fa sempre con iniziative promozionali, iniziative culturali, sportive, ambientalistiche e anche naturalistiche. Le chiedo, Galasso, quanto è importante il lavoro svolto dalla Lega Navale per rilanciare anche il settore della nautica e di conseguenza il turismo dei nostri porti? Dunque, tra i nostri scopi istituzionali, quelli appunto della Lega Navale, quello fondamentale, quello come dicevi giustamente, è quello della diffusione della cultura del mare, soprattutto tra i giovani. Quindi il nostro impegno è quello proprio di promuovere questa cultura del mare in una città di mare come Brindisi, tra le scuole, nelle scuole, a cominciare dai più giovani. E questo come? Andando proprio negli istituti scolastici della nostra città, ma anche della provincia, e portando, diciamo, le nostre conoscenze, promuovendo gli sport che si praticano all'interno della nostra sezione, che sono la vela, e il canottaggio e la pesca sportiva. E oltre naturalmente alle altre attività, ad esempio di protezione ambientale, che la Lega Navale promuove da sempre. Molto bene. Da pochissimo tempo sei stato eletto membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Navale Italiana. Questo sicuramente è un incarico pieno di responsabilità, soprattutto perché sei l'unico rappresentante delle regioni del Sud. Ti chiedo come affronterai questo mandato, ma soprattutto in che modo potrai aiutare lo sviluppo della nautica e della cultura marinaresca nelle regioni del Mezzogiorno. Dunque sì, io sono stato eletto pochi mesi fa come consigliere nazionale nell'ultima assemblea generale della Lega Navale che si è svolta a Trani. Devo dire che è stato un ottimo risultato non solo individuale e personale, ma anche per l'intera regione, perché sono stato eletto all'unanimità con tutti i voti di tutti i presidenti delle sezioni della Puglia. Quindi questo è stato un successo, diciamo, della nostra regione, che ci ha consentito appunto di imporci ad altre regioni, su altre regioni altrettanto forti, diciamo, numericamente, come la Sicilia, la Campania. Quindi la Puglia, devo dire, deve essere fiera di questo risultato, non perché è stato eletto Roberto Galasso, ma perché ha portato un rappresentante della propria regione al tavolo della presidenza nazionale. Questo ritengo che sia un'ottima opportunità che io cercherò di portare, diciamo, a frutto, diciamo, nel migliore dei modi. In che modo, mi chiedevi, si può incidere positivamente nel mondo Lega Navale? Per esempio, a cominciare da un nodo molto spinoso, che è quello delle concessioni. Le concessioni demaniali marittime, su cui le 252 sezioni della Lega Navale in Italia operano, sono gestite a volte dai comuni, altre volte dalle capitanerie di porto, lì dove ci sono le capitanerie di porto, altre volte, come nel mio caso, qui a Brindisi, dall'autorità portuale. E non sempre i comportamenti sono allineati, nel senso che può capitare, capita spesso, che il sindaco della determinata città riconosca, per esempio, il canone di conduttorio a quella sezione e quindi, diciamo, ci consente di operare con la massima tranquillità, oppure rinnovano le concessioni per un periodo, diciamo, di maggior durata. Diciamo che i comportamenti e le situazioni sono le più variegate. Ecco, il mio impegno sarà quello di cercare di affrontare questa problematica con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che poi è uno dei due ministeri assieme a quello della Difesa, e che sovraintendono alla Lega Navale,
che sono, hanno la competenza appunto sulla concessione, sulle concessioni demaniali marittime. Vorrei che ci fossero più certezze, che le procedure fossero più snelle e che si potesse, insomma, dormire sonni tranquilli, visto che la Lega Navale è un'attività di pubblico interesse, rendiamo un servizio pubblico alla cittadinanza, ai giovani. Noi organizziamo tutto l'anno corsi di vela gratuiti per i nostri ragazzi, sia di vela che di canottaggio. Quindi ritengo che sia un ottimo servizio che la Lega Navale svolge senza alcun onere per lo Stato e a vantaggio appunto dei giovani e della popolazione. Molto bene. E parliamo adesso della Lega Navale di Brindisi. La Lega Navale di Brindisi è stata fondata addirittura negli anni 30. Oggi la sede dal 1962 la sede, che è ancora quella attuale, si trova nei magazzini ex armata della Marina Militare. Dopo un graduale risviluppo negli anni, oggi riuscite a mettere a disposizione, diciamo, anche in massima sicurezza, grazie alla sua felice obbligazione di una cornice anche molto bella e suggestiva, circa 250 posti barca, che vanno da barche dai 5 metri, quindi da natanti, fino ai 16 metri, dislocati su una banchina centrale, poi anche grazie a una serie di pontili galleggianti, tutti completi di servizi di erogazione tanto idrica quanto elettrica. Ti chiedo che tipo di rapporto e ruolo avete con la città di Brindisi e soprattutto con le nuove generazioni. Prima parlavi appunto del ruolo che fate con le scuole, ecco, ma come nello specifico si trasforma il vostro operare in promozione della cultura marinaresca nelle nuove generazioni? Sì, allora, ci sono varie iniziative che noi promuoviamo, diciamo, tutto l'anno, e poi in alcuni periodi dell'anno ci concentriamo su alcune attività più specifiche, in particolare quando le scuole sono aperte. Stiamo partecipando con alcuni istituti, abbiamo stipulato degli accordi e delle convenzioni, e stiamo utilizzando anche gli strumenti dei PON, visto che la Lega Navale ha un protocollo d'intesa con il MIUR, con il Ministero della Pubblica Istruzione, e questo ci consente appunto di operare e di sfruttare anche diciamo degli strumenti messi a disposizione appunto dal Ministero nelle scuole, e operiamo con i nostri esperti. Le scuole hanno questa possibilità, cioè di avvalersi di esperti esterni su alcune materie specifiche, come possono essere la nautica, la vela. Quindi mettiamo a disposizione i nostri istruttori, i nostri esperti velisti, gli istruttori di canottaggio, le nostre attrezzature, i simulatori di vela, i simulatori di canottaggio, i remergometri, che portiamo proprio fisicamente nelle scuole. E grazie appunto a questi strumenti c'è una grossa collaborazione con alcuni istituti, in particolare con alcuni istituti della città. E vorrei anche aggiungere che è storica, diciamo, la collaborazione che c'è con l'Istituto Tecnico Nautico Carnaro di Brindisi, che ha la propria base nautica proprio presso i nostri pontili, quindi all'interno della nostra sede. Noi li ospitiamo gratuitamente. E a questo istituto si aggiunge si è aggiunto, diciamo, già dall'anno scorso, l'Istituto Ipsia Ferraris, un altro istituto comprensivo molto importante, con il quale abbiamo avviato una collaborazione. Anche loro, le loro imbarcazioni ormeggiate gratuitamente sui nostri pontili. Molto bene, molto importante. Uno dei fiori all'occhiello sicuramente della Lega Navale di cui sei presidente, della Lega Navale di Brindisi, e la regata Grande Salento Brindisi Valona. Grande successo dell'edizione del 2019, quest'anno purtroppo l'emergenza Covid-19 vi ha bloccato e non avete ancora potuto replicare. So che è ancora aperta la possibilità però di organizzare questa decima edizione nella prima metà di settembre, anche se state prevedendo di farla con regole diverse rispetto alla versione originale, cioè con la circumnavigazione dell'isola di Saseno, senza però la tradizionale sosta valona, ma anche purtroppo con equipaggio ridotto, composto solo da 2 persone per gli ovvi motivi del contenimento del rischio del contagio. E ti chiedo, puoi darci qualche anticipazione sulla regata o dovremo attendere il 2021 per rivedere questa importante manifestazione sportiva e, diciamo, anche grande vetrina per la nautica, non solo e per ma anche per non solo Brindisi, ma anche per l'intera regione Puglia?
Sì, dunque, la nostra regata nasce appunto 10 anni fa, in occasione del ventennale dello sbarco degli albanesi a Brindisi. E quindi abbiamo voluto ripercorrere questa rotta, e naturalmente con uno spirito diverso, promuovendo appunto lo sport della vela. E quindi l'intenzione era quella di far capire che questa rotta poteva rappresentare anche qualcos'altro. Giusto. E quindi con questo spirito ci siamo inventati, diciamo, questa regata Brindisi Bavona, che inizialmente prevedeva solamente la circumnavigazione dell'isola di Sasserra. Poi, nel corso degli anni, le autorità albanesi ci hanno proprio chiesto, e diciamo, abbiamo dato la loro disponibilità a prevedere un arrivo e quindi uno sbarco, che sicuramente dà più senso ad una traversata. Quando si attraversa un mare, che diciamo per noi rappresenta un ponte di collegamento fra due paesi, in questo caso frontalieri dell'Adriatico, se sono 60 miglia Sì, da qui. Quindi abbiamo voluto dare un senso prevedendo lo sbarco in aprile. Quindi le ultime due edizioni, l'ottava e la nona, si sono svolte con questa formula, cioè con la partenza da Brindisi e l'arrivo a Bologna. E questo devo dire grazie alla collaborazione strettissima che abbiamo potuto instaurare con il Consolato Generale d'Italia a Valona, in particolare devo dire con la Console Generale Luana Rita Micheli, che ringrazio, non finirò mai di ringraziare perché veramente ci ha messo a disposizione la propria sede, l'ambasciata, e ci ha fatto sentire, diciamo, a casa nostra in un paese straniero. E quindi, diciamo, questa formula ha avuto un grandissimo successo. E l'anno scorso abbiamo addirittura organizzato una seconda regata, il giorno dopo, all'interno della Baia di Bologna. E quindi creando veramente uno spettacolo unico, credo che a Bologna non abbiano mai visto tante vele all'interno della Baia di Bologna, che si sviluppa appunto per tutta la costa dell'insenatura di Punta Linguetta, in pratica. E le autorità albanesi sono molto contente, ci tengono molto, a cominciare anche dal primo ministro Edi Rama, che è di Valona, quindi è molto interessato allo sviluppo di questa regata. Purtroppo quest'anno ci siamo dovuti fermare, e in più c'è stata un'altra contingenza, diciamo, negativa in qualche modo, perché la nostra console e ad agosto conclude il suo mandato a Bologna, e quindi ci tocca ritrovare, diciamo, Riprendere un po' dall'Italia. i contatti utili per poter organizzare un evento di questo tipo. Va detto che a Bologna non esiste, come in Italia, una federazione sportiva della vela, per cui non c'è un interlocutore del settore specifico. Quindi ci siamo dovuti appunto appoggiare al consolato, che è stato mo molto disponibile, assieme, devo dire, a tutte le autorità Locali. albanesi. L'unica possibilità che avremo quest'anno per recuperare la regata con la vecchia formula, come dicevi, è quello di ritornare appunto alla circumnavigazione dell'isola. Ci stiamo provando, stiamo anche con la FIV, perché è una regata internazionale federale, e quindi faremo di tutto per poterla recuperare Molto bene. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, anche se non è direttamente collegata a quelli che sono i principi, ovviamente, ispiratori e fondatori della Lega Navale, però che penso sia importante perché comunque come Lega Navale ben conoscete anche le problematiche di tutto il settore della nautica. Ti chiedo, le misure che sono state finora varate dal governo per garantire aiuto e soprattutto liquidità alle imprese del settore nautico e di tutta la sua filiera, che sappiamo essere molto, molto ampia, sono secondo te risolutive o servirebbe fare ancora qualcos'altro? Ma io credo che la Puglia, sull'emergenza Covid, e in particolare nel settore della nautica, sia stata molto avanti rispetto ad altre regioni. Il governatore Emiliano ha adottato dei provvedimenti che in altre regioni sono arrivati dopo. E quindi va dato atto che siamo potuti ripartire in piena sicurezza, forse qualche giorno prima degli altri.
Naturalmente tutte le attività sportive sono state regolamentate dai protocolli emanati dalle federazioni del CONI, e quindi ci siamo adeguati perché le nostre scuole, i nostri gruppi sportivi sono affiliati alle federazioni del CONI, e quindi diciamo, anche il CONI, devo dire, è stato molto puntuale delle regole per evitare e limitare il contagio. Sicuramente si sarebbe potuto fare di meglio, però è stata una cosa inaspettata, imprevista, imprevedibile, per cui l'abbiamo dovuto affrontare con un po' di apprensione, perché la situazione in Italia non era certo tra le più tranquille. Quindi, insomma, tutto sommato devo dire che non abbiamo avuto nessun tipo di problema noi qui in sezione. Ricordo che sulla sezione di Brindisi insistono 700 soci, oltre 700 soci, quindi 700 famiglie, e quindi un numero considerevole di persone che non aspettavano altro che poter ritornare a godere dei servizi della nostra base e naturalmente delle proprie imbarcazioni. Quindi non è stato facile contenere i primi entusiasmi quando c'è stato qualche piccolo cenno di apertura, no? Però devo dire, la gente ha risposto con grande senso di responsabilità, e quindi diciamo, mi posso ritenere soddisfatto per, alla fine, per come sono andate. Molto bene, anche perché ricordiamo, Grasso, che sicuramente quando sappiamo che c'è stato per un lungo periodo anche l'impossibilità per gli stessi armatori di poter andare a controllare le proprie imbarcazioni, sappiamo per chi va per mare, per chi ha la passione per la barca, sia essi a vela ma anche per quelli a motore, quanto sia importante coccolarsi il proprio bene, saperla lì abbandonata, anche se ovviamente avevate garantito l'assistenza con il personale sul pontile, però crea una grande ansia e un senso di frustrazione. Quindi come c'è stato quel barlume di apertura della possibilità di poter andare a controllare il proprio mezzo per la, quantomeno per la messa in sicurezza, è chiaro che tutti si sono sentiti autorizzati a ritornare al grande amore. Sì, sì, perché oltretutto poi la nostra base nautica è composta ovviamente prevalentemente da armatori residenti in città. Non è un marina come il Marina di Brindisi o altri marine d'Italia, dove i fruitori dei servizi sono molto spesso non residenti. E la Lega Navale ha tra i propri soci quasi esclusivamente residenti nella città di Brindisi o nella provincia di Brindisi. Per cui c'è questa abitudine ad una frequentazione quasi quotidiana della base e quindi della propria imbarcazione. Per cui vedersi privati di questa opportunità non è stata una cosa semplice. Molto bene, allora io ringrazio il presidente della Lega Navale Italiana di Brindisi, Roberto Galasso, per essere stati con noi, per averci accompagnato in questa navigazione nelle acque dell'Adriatico. Virtualmente abbiamo anche sognato insieme a lui la ripresa della regata, la grande regata del Salento, appunto la Brindisi Valona, che speriamo veramente possa nel mese di settembre riprendere, e magari anche con più di due persone per equipaggio, perché forse ci saranno anche le condizioni per fare questo. Grazie ancora Roberto Galasso. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo approfondimento.